Fin da piccolo ero preso dalle forme e dal colore delle cose, tutte le cose, anche le più comuni. E poi mi hanno sempre affascinato i volti delle persone, di tutte le persone, ma in particolare delle donne e dei bambini. Lo sguardo triste o allegro, il sorriso o il broncio. I giochi dei bambini mi facevano pensare per ore. Delle donne mi hanno sempre deliziato l'eleganza spontanea, il passo leggero, i colori accesi dei loro vestiti, le stoffe impalpabili, le forme aggraziate dei loro corpi, i visi perfetti. Ah, che stupido! Non vi ho detto chi sono. Sono Aldo Mazza. Nella vita faccio il pittore e il disegnatore. Sono nato a Milano il 5 luglio 1880, ma ho scelto Gavirate come posto migliore per vivere. Da mio padre e da mia madre ho preso la curiosità per il mondo, mentre da mio nonno e dal mio bisnonno ho ereditato delle doti artistiche. A 17 anni si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Brera, dove si dedica alla pittura e al disegno. Vive in un solaio, disegna e lavora, lavora molto, lavora sempre. È giovanissimo, ma qualcuno lo nota, e diventa illustratore di libri per l'infanzia. Usa umorismo, mai fredda ironia, mentre prova pena e meraviglia per i vizi e le debolezze degli uomini. Aldo collabora per anni come caricaturista al settimanale umoristico milanese Guerin Meschino. Illustra la goffaggine dei politici, le durezze della lotta di classe, la vanità femminile, gli eccessi dello sport, le congiure dei paesi stranieri ai danni dell'Italia. La sua comicità è efficace, beffarda, sempre rispettosa però, ma irriverente. Lui ama anche la pittura tradizionale. Realizza dipinti di stile espressivo realista, sempre pieni di colore. 1905. Sposa Paola Farnese. Intanto si butta nel lavoro. Crea composizioni diverse, ritratti dal vero, schizzi, vignette, ritratti di persone, paesaggi. Un po' meditate creazioni, un po' improvvisazioni brillanti. . 1908, illustro il canzoniere della nonna di Nera, pubblicato a Milano, e faccio le prime esperienze nel campo del cromo-litografia e anche come cartellonista pubblicitario. Lavoro per note case editrici come Sonzogno e Bertelli e per le officine grafiche Ricordi di Milano. Scelgo temi ironici e grotteschi. Mi commuovo perché vinco il premio per il manifesto Scienze per Tutti e realizzo il cartellone per la compagnia teatrale dell'attrice Dina Galli. . 1915. Purtroppo scoppia la guerra e Aldo va a militare, ma continua a dipingere e a disegnare. Crea manifesti che esortano al patriottismo. Alcuni quadri di questo periodo parlano di Dalmazia e di Libia, luoghi amati ma conosciuti per via delle guerre. Per l'Istituto Beccaria crea la Strenna che ritrae ragazzi sbandati, adolescenti in pericolo. Poi disegna le storie umoristiche di Quota Pecetto, espone alla mostra del ritratto femminile di Monza e inizia una collaborazione con il quotidiano Il Secolo.
Mazza conosce il pittore e illustratore Dudovic. Da lui apprende il gusto per le forme bidimensionali e le ombreggiature a forti contrasti cromatici. Crea il manifesto per la casa di confezioni Mele di Napoli e firma il manifesto per un'esposizione internazionale di umorismo. Numerose aziende gli commissionano manifesti murali, tra queste Birra Italia, lubrificanti Shell, articoli per la fotografia Ganzini, biciclette Bianchi, La Rinascente, Credito Italiano, magazzini Vittoria. Partecipa a mostre collettive, tra cui l'esposizione dell'Accademia di Belle Arti di Brera e l'esposizione degli acquerellisti lombardi. Intanto, influenzato da ricerche futuriste, il Mazza realizza cartelloni dai tagli prospettici audaci, attraverso i quali enfatizza temi derivati dal mito sportivo e dal clima fascista. Espone alla mostra d'arte coloniale di Roma. Alla fine degli anni 30, la sua pittura raggiunge un ottimo livello. Le pennellate diventano più sciolte, il colore raggiunge intensità accesa e morbida. Ritrae bambini paffuti e imbronciati, eleganti figure femminili, paesaggi e composizioni floreali. Da allora in poi si concentra su cartoline, manifesti e calendari. La mia vita è stata intensa, piena di emozioni e di esperienze interessanti. Ho conosciuto persone straordinarie, ho visto uomini e cose attraverso l'arte. Ho amato i colori, le forme, ho giocato con il disegno e la pittura. Lo stupore ha guidato tutta la mia attività. Ho fatto anche errori, è chiaro. Poi sono diventato vecchio, tanto vecchio. E come giusto, è arrivato il momento di chiudere gli occhi, di lasciare questa vita. Muoio Gavirate, paese prediletto, in una giornata calda e luminosa di estate, il 26 luglio 1964. Ma non vi date pensiero, io sono ancora qui, a Gavirate, vicino al lago e sotto il monte. Riposo nella cappella di famiglia, ma sono presente soprattutto con le mie opere nelle vostre case e nei musei. Cercatemi, vi prego, la mia vita, piena di colore e di emozioni, può servire a dare un senso alla vostra di vita.